Io avevo 7 anni, mi ricordo del rastrellamento benissimo, ed ero andato dall'arena, mi ricordo, ho preso tutte queste persone e le ho messe tutte in fila, erano una ventina, tra cui un signore che si chiama Giorno Giovanni, che se l'è cavata per un pelo perché facevano la conta. Io su, tu sì, tu no, tu sui, tu no. È venuto a casa spaventato con me un cane, tra cui mio zio, il fratello di mio padre, che stava per andare a Torino a lavorare, che faceva il falegname. L'hanno avvertito e si è salvato per miracolo. Poi è successo il fattaccio, che l'hanno ucciso tutti lì nella piazzetta della stazione, tra cui c'era il nipote del parroco di Crescentino, che quando è andato a benedirlo non ha neanche riconosciuto suo nipote, perché erano tutti sfracellati dai colpi. È stata un'esperienza che un po' brutta per un ragazzo di 7 anni. Allora, ho la targa dove sono incisi tutti i nomi dei caduti, no? Per rappresaglia, i fucilati. Questa targa è stata eseguita dal papà nel 1947, che è stata inaugurata l'8-9-1947, il giorno dell'eccidio. Dopo 70 anni facciamo una targhetta per ricordo dell'eccidio che è stato lì per i 9 martiri e che resta lì in memoria. Stalin l'ho conosciuto di persona, una gentilissima era, magro, un magrone come me, alto come me,